Vai. Ciao a tutti, sono Andrea, uno studente militante qua a Parigi e stamattina insieme a un'altra compagna siamo andati al Consolato d'Italia qui a Parigi per raccogliere le firme per la presentazione della lista Potere al Popolo anche nella circoscrizione Europa. Appena siamo arrivati abbiamo provato a domandare quante firme erano già state raccolte, ma ci hanno detto che questa informazione non poteva essere rilasciata pubblicamente. E allora abbiamo cominciato a volantinare, incontrando anche un buon interesse da parte delle persone che si recavano al consolato per altri motivi. Siamo stati lì un paio d'ore e alla fine abbiamo scoperto che c'erano delle persone che erano venute apposta per firmare, ma lo sportello elettorale non c'era personale allo sportello elettorale, quindi hanno aspettato inutilmente, invano, per più di un'ora e sono andati via senza firmare. Dopo alcuni funzionari del consolato sono usciti e ci hanno chiesto di allontanarci dall'ingresso perché non potevamo fare alcun tipo di volantinaggio, nessun tipo di pubblicità, e quindi ci hanno costretto a spostarci al lato del marciapiede del consolato. Anche poi siamo entrati e abbiamo scoperto che effettivamente non c'era nessun personale di servizio per la raccolta delle firme e che la gente era lì ad aspettare ed era anche molto spazientita. Nonostante ciò abbiamo continuato a volantinare, ma i funzionari sono riusciti e ci hanno chiesto di allontanarci ancora di più per motivi di sicurezza e ci hanno detto espressamente che potevamo consegnare i volantini soltanto alle persone che uscivano dal consolato, perché le persone che entravano dovevano metterseli in tasca senza alcun motivo. Alla fine della giornata comunque due ragazzi sono riusciti a firmare per la presentazione della lista e prevediamo di ritornare al consolato nelle giornate di domani e di giovedì per continuare la raccolta delle firme anche qua a Parigi. Un saluto a tutti.